Cari amiche e cari amici, abbiamo visto come le crisi siano necessarie per la nostra evoluzione. Fin dall'inizio di quello che Jung chiama il processo di individuazione, che è il percorso per arrivare a una sempre crescente consapevolezza di noi stessi. Ebbene, fin dall'inizio del processo di individuazione, dal primo incontro con l'ombra, ci sono in realtà delle crisi. E queste crisi contribuiscono, lavorandoci sopra ovviamente, al nostro sviluppo psichico. E lo sviluppo psichico, Jung ci dice che ha una meta. Ad esempio, se noi analizziamo i nostri sogni, se noi prestiamo attenzione ai nostri sogni, esaminando queste espressioni oniriche in un periodo di tempo abbastanza lungo, noi possiamo individuare il disegno dharmico sulle nostre vite. Potremo individuare una recondita tendenza direzionale e regolatrice che determina un lento e impercettibile processo di sviluppo psichico. Questo è il processo di individuazione. Come vedremo in video successivi, tra l'altro, questo potremmo dire dipanarsi di simboli è ciò che dà luogo al mito, ma è ciò che dà luogo anche alla religione, ma questo è un argomento che affronteremo in video successivi. Per il momento è importante sapere che il processo di individuazione accompagna ogni individuo nella sua vita direzionandolo, indirizzandolo verso la luna. Di conseguenza, possiamo individuare una sorta di maestro invisibile, che in realtà è il nostro maestro interiore, che ci aiuta al nostro progresso di sviluppo psichico. Che vuol dire? Questo vuol dire che in ciascuno di noi emerge lentamente e naturalmente una personalità più ampia e più matura, determinata proprio dalle esperienze di vita e da quanto noi riusciamo a tradurre in azione le indicazioni del maestro interno. E le indicazioni del maestro interno, una delle modalità di espressione è proprio attraverso, ad esempio, la dimensione onirica, per dirne una. Questo processo non può essere determinato da un semplice atto di volontà, cioè non è che noi diciamo voglio raggiungere il centro, voglio realizzarmi e per questa forte volontà riusciamo a farlo. No, noi dobbiamo dare la nostra disponibilità, dimostrare la nostra apertura, essere duttili rispetto ad esempio alla dimensione onirica, ai simboli che ci possono accadere anche nella vita quotidiana. E così questo processo si svilupperà naturalmente. Perché il nostro centro, quello che Jung chiama il sé, e che secondo Jung costituisce la totalità psichica, eh? Jung infatti fa proprio una distinzione tra sé e io, cioè il sé è la totalità psichica, l'io invece comprende solo una parte della psiche totale. Comunque adesso senza entrare nel dettaglio, ecco, possiamo dire che il nostro maestro interno, attraverso simboli, attraverso vari tipi di indicazioni, anche attraverso degli eventi, pensiamo ad esempio alla sincronicità, ci indirizza verso la meta. La meta non è altro che la realizzazione del nostro sé. E attenzione, perché questa del maestro interno è un agire che è metastorico e metatemporale. Ossia, ogni uomo di varie epoche, di varie culture, ha sempre avuto
una conoscenza intuitiva del centro. E questo centro era fonte di intuizione, parlavo nel video precedente del Daimon, per esempio, di Socrate, del Daimon greco. In Egitto lo chiamavano anima ba, a Roma lo chiamavano genius. Poi in altre culture lo spirito protettore, l'animale totem nello sciamanesimo, nelle culture primitive, no? Agostino parla proprio del maestro interno. Altri parlano della voce dello spirito che risuona dentro l'esperienza di molti santi e mistici in tutte le religioni, ma questo è l'elemento comune che ritroviamo proprio in tutte le religioni. Quindi noi vediamo che la tradizione si manifesta in tutte le tradizioni singolari, le tradizioni specifiche, quindi la tradizione con la T maiuscola, che oltrepassa le singole tradizioni, si manifesta storicamente all'interno delle tradizioni e delle varie culture, e in particolare in alcuni uomini di queste culture. Dovunque emerge come, possiamo dire, come elemento necessario questo fatto di seguire le indicazioni del centro. È importante per la armonizzazione della propria vita aprirsi a queste indicazioni e tradurre in azione. Nella vita individuale, questo percorso, il percorso, quello che Jung chiama il processo di individuazione, noi dobbiamo partecipare a questo percorso, non è un percorso automatico, serve la nostra partecipazione. Per questo bisogna sviluppare la consapevolezza, va bene, per arrivare a ottenere le nozze mistiche. Nel percorso individuale, dunque, questo dipanarsi del Dharma, direbbero gli orientali, può emergere in maniera molto lenta, fino a svilupparsi in maniera relativamente completa, ma ci vuole molto tempo. Ci vuole un'intera vita, a volte. Fino a che punto si possa arrivare individualmente a questa realizzazione che gli orientali chiamano illuminazione, o che sarebbe la totale consapevolezza del sé, la fine del percorso di individuazione, fine tra parentesi, no? Perché, come ci insegna il maestro Zen, giunti alla vetta continuate a salire, no? E dunque, ecco, fino a che punto in concreto questa realizzazione può svilupparsi dipende da tantissimi fattori, alcuni fattori karmici. Quindi il karma è un intreccio di eventi, di azioni, quindi è difficilissimo comprendere proprio l'elemento karmico. Però sicuramente sappiamo che c'è l'elemento karmico nello sviluppo, nel processo di individuazione e nella realizzazione della meta, tra virgolette, sempre meta, eh? E poi dipende, ad esempio, ecco, nel Yoga Sutra di Patanjali emerge un aspetto che è negato, ad esempio, in alcune scuole estreme di Advaita Vedanta, che è il libero arbitrio, quindi la volontà. Patanjali parla chiaro e tondo che l'accelerazione dharmica dipende dalla volontà del sadaka. Questo vuol dire che quanto lo sviluppo della consapevolezza dipende dal nostro impegno anche quotidiano, dalla disciplina, da come pratichiamo. E piano piano arriviamo a quello che Jung chiama il sé, e che può essere facilmente assimilato al Dio delle religioni, tant'è vero che Jung nella sua autobiografia dice il sé, o chiamatelo Dio, o chiamatelo come vi pare. Non è un problema di nomi. E si sta parlando, potremmo dire, di quell'alterità che si impone all'io individuale, si impone al soggetto. E allora, da questo punto di vista, possiamo affermare che il processo di individuazione è un processo intrinsecamente religioso. Perché intrinsecamente? Perché
attuandolo, il processo di individuazione, porta a una progressiva realizzazione. Porta a Dio, potremmo dire in altri termini. Ripeto, qui non è importante i termini che si usano. Ci sono poi tutta una serie di riflessioni, potremmo definire teologico, dottrinale, se questo avviene tutto all'interno della psiche o meno, ma questo è di interesse molto relativo. La cosa importante è iniziare a praticare, poi la pratica. Con la pratica si favorisce il dipanarsi del Dharma, si comincia ad agire in altro modo, ad avere un altro tipo di consapevolezza. E allora tutto appare sempre più chiaro, indipendentemente dalle distinzioni dottrinali. Distinzioni che, per esempio, vedono, che devo dire, anche maestri della tradizione come Julius Evola e René Guénon, fare delle analisi molto diverse sotto molti aspetti. Però in ogni caso i due si rispettavano e si riconoscevano reciprocamente come maestri. Ma questi sono gli aspetti più superficiali, gli aspetti teologici e dottrinali. La cosa importante è la pratica, la pratica, la pratica. Perché questo processo di individuazione è proprio in realtà un processo istintivo e naturale della psiche verso la propria totalità, che si attua individualmente sin dal momento della nostra nascita, che noi possiamo semplicemente ostacolare con una visione egoica. E secondo Jung è anche un compito etico questo di portare avanti il processo di individuazione. Portare avanti che vuol dire? Vuol dire corrispondere al processo di individuazione. Potremmo dire in termini cristiani aderire alla propria vocazione. Non è un problema di termini, non è un problema di vocaboli. Vogliamo dirlo in altre parole, questo processo è qualcosa che si attua autonomamente nell'inconscio, ma è necessario che l'individuo ne voglia divenire consapevole e decida di instaurare una relazione vitale con questo processo. Ecco la pratica quotidiana, ecco lo scrivere i sogni, senza necessariamente analizzarli razionalmente per quel che riguarda lo yoga del sonno, che è lo yoga che pratichiamo nella meditazione profonda. Dunque bisogna aprirsi, e guardate che è quasi impossibile aprirsi a questo processo senza un maestro che ti dia delle indicazioni. Non è una cosa facile cominciare a demolire il proprio ego, e tutti quelli che stanno nel cammino se ne rendono conto perfettamente. Ecco il compito etico di cui parla Jung: decidere di aderire alla propria vocazione, decidere, accettare di essere consapevoli del processo e quindi instaurare una relazione vitale con noi stessi, con il nostro profondo, a partire nel cammino, nel percorso di Jung, per esempio la comprensione dei sogni e così via. Nella meditazione profonda è un processo che avviene attraverso la pratica spontaneamente, senza necessariamente dover analizzare e dover comprendere, anche se anche la stessa analisi può far parte sotto alcuni aspetti e per alcune persone del processo del percorso della meditazione profonda. La cosa importante è cooperare con questa forza sovrapersonale, questa forza sovrapersonale che prende il timone della nostra vita e opera in maniera estremamente creativa, ma deve essere la nostra adesione a questa forza è fondamentale. Ed è facile poi notare un parallelismo con quella che è la dinamica vocazionale religiosa. Per questo prima ho parlato anche di vocazione religiosa, perché anche nella vocazione religiosa si tratta di aderire a una chiamata, affidando il proprio io a Dio, un'entità superiore che diventa la guida. Questo poi sarà argomento di altri video, quando affronteremo poi l'argomento strettamente legato alle religioni. Per il momento è tutto. Un caro abbraccio, Marco Cosmo.